Siamo qui con Giulia Sarno, la front girl, potremmo dire, degli Un Passant, eh, gruppo metà palermitano, metà fiorentino. Raccontaci come sono nati gli Un Passant. Un Passant è un progetto che è nato eh, intorno al 2006, da una periodo di profonda noia da parte mia che mi ha spinto a iniziare a scrivere musica, è stata una cosa abbastanza uh, casuale, non, non calcolata, non ho mai studiato musica, sono sempre stata appassionata ma come ascoltatrice e ho iniziato a scrivere delle canzoni che sono finite su MySpace e lì hanno raccolto l'attenzione di Gianmaria Maria Ciabattari che è diventato il nostro produttore, è diventato il produttore della, della mia musica. E insieme a lui abbiamo messo su un ensemble che potesse arrangiare. Questi piccoli brani che avevo scritto chitarra e voce. Da lì è nato il primo disco, More Than One in Number, che è uscito nel 2010 per l'etichetta che Gianmaria ha fondato, che si chiama Anna De Granny Records. E, e poi appunto abbiamo iniziato a suonare in giro dopo con questo disco fuori e poi siamo arrivati a questo secondo disco che ieri abbiamo presentato al tender qui di Firenze. Eh. parlaci un po' del secondo disco: come mai il titolo No Drama e la copertina con te che fingi di spararti? Vorrei che tu ci spiegassi anche questa svolta elettronica. Sì, No Drama che esce a, ad aprile. Il 12 aprile, sempre per Anna De Granny Records, è nato dalla uh, collaborazione tra me, uh, Michele Staino, il bassista, e Emanuele Fiordellisi, che si occupa dell'elettronica appunto di, di tutto il disco. E, um, Emanuele è entrato nel, nel gruppo uh, all'inizio del tour di More Than One in Number, In realtà. E piano piano ci ha fatto virare. È entrato come batterista, ma ha subito iniziato ad inserire degli elementi elettronici che ci hanno incuriosito molto. E col passare dei mesi ci siamo uh, incuriositi ancora di più nei confronti di questo possibile mondo sonoro. e Fino a quando non ci siamo lanciati nella produzione dei nuovi brani già con questa idea in mente di dare un grande spazio alla, parte, alla componente elettronica, che quindi la fa un po' da padrona nel, in no-drama. Uh, no Drama è un titolo uh, che insomma uh, faccio un, un po' fatica a spiegare ma non perché non, uh, non abbia un'idea chiara di che cosa avessi voluto dire però perché in realtà mh, mi piacerebbe lasciarlo un po' all'ambiguità delle possibili interpretazioni la mia interpretazione personale è mh, non tanto ironica uh, quanto in qualche modo esistenziale, nel senso è un po' un, un, un modo di vivere no drama cioè, mh, abbiamo tutti i nostri drammi uh, interiori, insomma, abbiamo tutti i nostri malesseri, le nostre cose l'idea è quella di non piangersi addosso, non spettacolarizzare questo malessere ma uh, metterlo a frutto in modi più positivi come può essere per esempio la resa artistica, la messa in forma di questi contenuti quindi l'idea era un po questa la copertina dà in effetti una lettura un po' ironica a, a tutto questo perché io mi sparo con un dito e naturalmente eh, è uno sì è uno spararsi ma naturalmente non lo è perché non c'è niente di pericoloso in un dito puntato quindi è allo stesso tempo una, un voler mettere eh, in chiaro che il malessere può essere preso in modo giocoso e può essere anche messo in forma uh, e cristallizzato in un'immagine in qualche modo positiva. Cioè, Insomma, Faccio un po' a fatica a spiegarlo anche perché, appunto, più è un concetto un po' liquido che spero possa avere riverberi poi in, il, in chi avrà in modo di ascoltare il disco e di vedere la copertina, eccetera, e possa ognuno. Trovare la propria interpretazione A me ha fatto tornare in mente il modo di dire americano Save the drama for your mama Certo, ma infatti in italiano non, non, tor non, non torna esattamente Perché eh, non è non, cioè no, abbandonare il dramma e metterlo da parte Ma è non facciamone un dramma cioè facciamo qualcosa di positivo cioè non, non stiamo a, a spettacolarizzare appunto A teatralizzare il nostro malessere Ma mettiamolo lì dove deve stare, questo disco è introdotto da un video bellissimo. X-Men volevo chiederti: qual è per te il significato di questo piccolo corto? In cui c'è una donna che si moltiplica in tante versioni diverse. Forse è un modo per dire che la donna oggi è un X-Men, cioè un supereroe, perché deve riuscire a ricoprire contemporaneamente più ruoli. Questa è, è, è un'interpretazione che mi è già stata insomma posta davanti. Io non, non l'avevo immaginato in questo modo. Non era un, un modo di dire. Noi donne dobbiamo sdoppiarci e farci mille per poter fare tutto. Era una cosa più, cioè, in modo generico umano, non, non era connotato a livello femminile, però effettivamente è un'interpretazione assolutamente valida. Anche qui a me piace lasciare le cose un po' con, con uno spazio di, di lettura diversificato. L'idea è nata naturalmente da una componente autobiografica, cioè da un... Mio, mio modo di non riuscire a coniugare tanti aspetti della, della mia personalità, perché quei cinque personaggi, naturalmente, sono cinque lati de, di me, della mia personalità, tra cui io faccio fatica a scegliere. Cioè non, e, e più passa il tempo, più chiaramente crescendo, tutti dobbiamo fare delle scelte che ci portano a. Scegliere un personaggio che vogliamo incarnare nella nostra vita. Io ho un po' fatica a questo, faccio un po' fatica a fare questo. Ehm, quindi questa è stata, diciamo, l'idea eh, di base che poi chiaramente è legata al testo di X-Men e la sua, il, il suo significato profondo, però non in modo didascalico perché insomma ci sono. Uh, ci sono delle rispondenze di significato tra il video e la canzone che insomma, non c'è bisogno di discutere e sviscerare in questa, in questa sede, però uh, ci sono. L'idea è nata insieme al regista Leo Castaldi. Siamo stati mesi su Skype perché lui vive a Barcellona dove abbiamo girato il video. Mesi e mesi su Skype a cercare di focalizzare qual era il punto di questo, di questo sdoppiamento, di questa di questa cosa e come renderlo narrativamente. alla fine abbiamo scelto di mettere in scena una giornata di questi cinque personaggi che poi alla fine si rincontrano tutti nel, nello stesso nello stesso luogo. Quindi la giornata tipo di eh, Giulia se fosse pienamente una studiosa o una donna in carriera o una supereroina perché no, e quindi questa è stata la forma narrativa di questo concetto del possedere molti io, molte, molte personalità. Siete un gruppo giovanissimo ma avete già aperto i concetti di gruppi famosi come Alt-J e Micah Pinson, com'è stata questa esperienza? Sì, no, è, stato, è stato splendido anche perché il disco di Alt-J, secondo me è uno dei dischi più belli che sono usciti, usciti quest'anno, Mm, con tutta la loro appunto, carica di, di giovinezza eh, che, che si sente nel bene e nel male nel, nel loro disco è stato molto bello, abbiamo fatto due date insieme a loro, sono stati carinissimi, simpaticissimi tutto quanto, ma in realtà sono stati due tour con Maika che sono stati ancora più, più significativi, nonostante musicalmente in realtà siamo molto diversi perché Maika è un cantautore insomma, eh, molto tradizionale, fieramente tradizionale, e però i due tour insieme a lui sono stati umanamente un'esperienza stupenda perché Maika è una persona... Adorabile, Siamo veramente molto, molto, ci siamo legati moltissimo tut, tutti quanti noi, e, e insomma anche con sua moglie adorabile che lo segue costantemente. E quindi sono state delle esperienze molto belle. Poi chiaramente la possibilità di suonare su palchi veri, che per gruppi emergenti come forse possiamo eh, definirci noi, ehm, non, non è una cosa da tutti i giorni. Suonare su palchi con un pubblico davanti numeroso ma anche una situazione tecnica mh, lussuosa in un certo senso e sono, sono belle esperienze. Mi sembra che in questo momento in Toscana stia esplodendo tantissima creatività musicale, ci siete voi, King of the Opera, Blue Villa, insomma sembra che a Firenze si stia aprendo una nuova scena musicale. Sì, questa cosa è stata ben fotografata dalla compilation The Next Wave, per esempio, che ha messo insieme era proprio questo l'intento: è stata una compilation autoprodotta partita da un'idea di Elena Raugei e Andrea Sbaragli. E però è stato effettivamente uno sforzo collettivo di tutte queste realtà, un po' di eh, fare il punto di a che punto siamo con, con, le nostre, con le nostre creatività. E per me è stata una, una bellissima sorpresa, nel senso che io sono fiorentina di adozione perché, eh, insomma, ormai vivo qua da, da qualche anno, però eh, era ancora per me un, un luogo, non dico estraneo, però eh, ancora non conoscevo esattamente la realtà. Questa occasione è stata fantastica per poter conoscere eh, tutto quello che mi circonda e credo che il livello sia veramente altissimo e varrebbe la pena anche di, ulteriori, di fare ulteriori collaborazioni, perché mh, almeno per noi sarebbe. Sarebbe fantastico. Ora, con King of the Opera abbiamo un, un progetto parallelo, nel senso che eh, siamo stati invitati da tempo reale eh, a collaborare con loro e faremo un concerto insieme eh, a maggio. Quindi abbiamo, però, insomma, sono, due, sono due progetti paralleli, però comunque è, è molto bello essere insieme in questa cosa. C'è qualche cantautrice italiana che ti piace, a cui ti ispiri in particolare? Come vedi il ruolo della donna nella musica italiana di oggi? Um, se devo essere sincera, non sono una grandissima ascoltatrice di musica italiana, non per snobismo, perché mh, per una semplice, penso anche questione statistica, cioè c'è più musica uh, fuori dall'Italia che, che in Italia, banalmente, e quindi non conosco perfettamente la scena, la scena italiana. Come cantatrici, stimo molto Cristina Donà che trovo di un'eleganza in, pressoché insuperabile, un talento incredibile eccetera, però devo dire non, non, conosco, non conosco tantissimo la scena, non posso, mi piaceva molto il progetto di Laila che è da un po' che non, non, non pubblicano eh, nuovi dischi però penso che a breve dovrebbero insomma tirar fuori qualcosa come insomma presenze femminili. Oggi in Italia la musica passa spesso dalla televisione, se vi proponessero di fare Sanremo ci andreste? Noi abbiamo tagliato i ponti con questo genere di cose già insomma, decidendo di cantare in inglese quindi ci siamo, ci siamo già distaccati dal, dall'ambiente poi io non critico assolutamente chi, chi decide di andare a Sanremo <coughs> dal mondo indipendente però abbiamo visto che in linea di massima Sanremo non è la piattaforma per questo genere di musica può essere inserita quasi diventa quasi un fenomeno di costume per la serie ci sono anche loro quelli che fanno la musica indipendente facciamoli vedere sembrano un, un po degli animali esotici in qualche modo e, non, non critico assolutamente però non credo francamente che sia una piattaforma possibile per noi perché c'è un, un target diverso che è giusto che esista anche perché la maggioranza quella che insomma ascolta quel tipo di musica che non è esattamente la nostra. L'anteprima del disco al tender è andata benissimo, è stato un concetto divertentissimo in cui tutti ballavano tra l'altro canzoni che non avevano mai ascoltato prima. Ci saranno altre date e dove possiamo seguirvi su internet? Eh, al momento il tour non è stato ancora pubblicato e pubblicizzato, quindi magari aspettiamo di avere il, il calendario completo che a brevissimo, tra qualche giorno dovrebbe uscire e invito quindi tutti a tenere d'occhio i nostri canali, quindi, so, soprattutto su Facebook che è quello che viene aggiornato con più, con più frequenza, basta cercare un passante su, su Facebook e si trova la pagina e anche il sito nuovo dovrebbe essere online tra pochissimi giorni, ci stiamo, ci stiamo lavorando e lo lanceremo tra, tra qualche giorno. <music>